Allora, oggi parleremo, sì, effettivamente di metodiche DevOps. Due parole su di me. Io lavoro con i dati da 20 anni, 2 anni in Corley Cloud, che è un AWS Advanced Partner, e dove lavoro con i dati a 360 gradi, quindi dall'ingestion al data design, all'analisi, trasformazione dei dati, alla predizione, all'arricchimento e quella che è la visualizzazione sia in termini di business ma anche di monitoring. E punto importante di oggi, anche di tutto quello che è l'automazione delle soluzioni per portarle in produzione. Quindi oggi vedremo le metodiche DevOps, le metodiche MLOps e le metodiche LLMOps. Chiaramente, appunto, non andremo nel dettaglio come sono andato Marco, ma appunto andremo a vedere qualcosa di pratico, anche quindi degli use case. Quindi partiamo da quelle che sono le metodiche DevOps. Quindi, innanzitutto, siamo in un contesto in cui abbiamo i nostri sviluppatori che creano codice e creano i test. E utilizzano un sistema di versionamento come quello che potrebbe essere un repository Git per andare a depositare, a versionare il proprio codice. Dall'altra parte ci sono i nostri cloud engineer che andranno a gestire tutti gli ambienti in cui che dovranno fondamentalmente servire il codice creato dagli sviluppatori. Quindi un piccolo use case è sicuramente un sito web in cui i nostri sviluppatori, i nostri web designer preparano il codice e il nostro cloud engineer invece va a preparare, magari templatizzare, quelli che sono quella che è l'infrastruttura che va a servire quel codice. E quindi il ciclo di vita principale è una pipeline in cui una volta che il codice è stato pushato nel repository Git, parte il deploy di un ambiente di testing in cui verranno eseguiti tutte le unit test, le functional test degli sviluppatori e se in caso è tutto ok, andrà ad essere deployato quello che invece è l'ambiente di staging e che differenzia sostanzialmente per il fatto che ci sarà anche tutta l'infrastruttura e quindi ci saranno test end-to-end e anche magari test di integrazione con i vari servizi. In un sistema di CI/CD di continuous development avremo quindi, se tutto è andato a buon fine, anche il deploy in produzione della modifica che è stata fatta. Quindi, punti importanti sono che avremo come risorse versionate il nostro codice e chiaramente anche il template dell'infrastruttura. Avremo delle risorse che sono salvate nel tempo, quindi le metriche delle istanze che servono il nostro codice e i log del nostro codice, quindi del nostro applicativo. Perché vi ho raccontato, vi ho fatto un esempio di un sito web. Beh, in realtà non è tanto il sito web, ma il fatto che anche chiaramente in un sistema di machine learning abbiamo la scrittura del codice. Non abbiamo appunto un developer, ma abbiamo un data scientist, quindi cambia un po' quello che è
che sono gli attori, ma il concetto è lo stesso. Quindi c'è il data scientist che scrive codice, crea i test, e il nostro cloud engineer che cura invece la parte degli ambienti che andranno a servire quel codice. Andiamo a vedere in particolare il codice che va a creare il nostro data scientist. Quindi, dopo un'analisi esplorativa dei dati e quindi la definizione di quali algoritmi si potrebbero utilizzare per quel determinato obiettivo, in un sistema di machine learning c'è la preparazione del dato per l'algoritmo di machine learning che è stato scelto. Quindi, una volta che noi abbiamo preparato il nostro dato, lo possiamo fornire al nostro algoritmo in modo che sia addestrato il nostro modello. Una volta che abbiamo il nostro modello, fondamentalmente lo dobbiamo testare. E con nuovi dati che vengono creati, vengono impostati dallo stesso script di preparazione del dato, cosa molto importante. E poi fondamentalmente c'è la valutazione della predizione. Se la predizione non è buona, fondamentalmente si torna alla preparazione del dato oppure all'addestramento del modello, e se no, se invece è buona, andiamo effettivamente a utilizzare quel modello che abbiamo addestrato. Un use case potrebbe essere quello del sentiment analysis, in cui andiamo a preparare i nostri dati in un modo che il nostro algoritmo di machine learning possa comprendere, per esempio appunto un testo e il relativo sentiment, e li forniamo all'algoritmo in modo tale che il nostro modello apprenda quali frasi sono positive e quali frasi sono negative. Una volta che noi abbiamo il nostro modello, lo possiamo sfruttare con altri testi e di cui conosciamo il sentiment, e per il quale quindi possiamo definire una metrica per mettere a confronto quello che è la predizione del nostro modello e invece il valore atteso che conosciamo perché l'abbiamo definito noi. E qui si entra in tutta quella parte di metriche per la valutazione dei modelli. In questo caso sicuramente potremmo utilizzare un'area sotto la curva oppure una F1 score, ma fondamentalmente l'idea è abbiamo a disposizione delle metriche che ci danno ci permettono di fare una valutazione oggettiva. Quindi se il nostro modello è buono, fondamentalmente possiamo cominciare effettivamente a utilizzarlo, se no possiamo tornare e dobbiamo valutare di tornare o alla preparazione del dato oppure all'addestramento del modello. Quindi nel momento in cui abbiamo il nostro modello che funziona, gli possiamo fornire altri testi per i quali ci fornirà fondamentalmente il sentiment e così via. Possiamo continuare a fornirgli dei testi e avrà delle una confidenza abbastanza alta finché noi utilizzeremo dei testi che sono abbastanza simili. Ma nel momento in cui andremo a utilizzare dei testi che hanno parole chiave nuove, modi di dire che il nostro modello non ha mai visto, o addirittura, come in questo caso, una lingua differente, e il modello che è stato addestrato su testi completamente differenti non aveva più le stesse performance. Ora, in questo caso il nostro modello ci fornisce anche una confidenza, ma fondamentalmente non è da prendere in considerazione o non totalmente per comprendere se il nostro modello non va più bene o comunque le sue performance sono
diminuite. Ma quello che dobbiamo andare a sicuramente controllare sono i dati, di partenza, quindi quelli utilizzati nella fase di addestramento del modello e quindi questi nel cerchio blu in alto e i dati nuovi che vengono forniti, che effettivamente abbiamo visto che potrebbero essere differenti e quindi il nostro modello potrebbe non performare correttamente. E di questi dati, quello che ci interessa è andare a vedere le differenze statistiche, quindi la distribuzione della frequenza, per esempio, delle parole o l'utilizzo a livello semantico differente di determinate parole e così via. E quindi l'idea è andare a vedere proprio le differenze statistiche tra dati utilizzati all'inizio e dati nuovi, ma non solo, anche per quello che sono le predizioni, quindi predizioni che sono state utilizzate nel momento della valutazione contro, sempre in termini statistici, le predizioni nuove che servono per tutta la parte dei nuovi dati. E questo ci serve per andare a comprendere se effettivamente quindi monitorare fondamentalmente il decadimento del modello. Quindi dal punto di vista di risorse che dobbiamo versionare, abbiamo visto che avremo il modello da versionare in più rispetto al codice, rispetto a un sistema in cui vengono utilizzate le classiche metodologie DevOps, e le baseline, quindi quelli che sono effettivamente i dati utilizzati nell'addestramento e le predizioni che sono state utilizzate per la valutazione del modello contro quelle che sono effettivamente le statistiche dei nuovi dati e delle nuove predizioni. In più, in un sistema di machine learning potremmo avere anche gestione di embedding. Gli embedding principalmente sono dei vettori che racchiudono informazioni su, per esempio, testi o immagini e hanno un loro ciclo di vita che è differente da quello del modello. Ecco uno use case in cui possiamo comprendere effettivamente che cos'è un embedding. Allora, abbiamo una foto a colori, per esempio di un mezzo busto, e il nostro script di preparazione del dato va a identificare quello che è il viso e lo mette in bianco e nero. Questa immagine viene elaborata dallo script che serve per creare i nostri embedding e quindi va a creare un vettore con le informazioni che sono relative alla posizione della bocca, del naso, degli occhi, delle orecchie e delle loro distanze, per esempio. E adesso ho potenziale di andare a utilizzare effettivamente il modello. Con una nuova foto, quindi una nuova immagine, che viene elaborata sempre con il nostro script di preparazione del dato, che quindi andrà a ritagliare quello che è il viso e metterlo in bianco e nero. Questo ci consente di eliminare tutto quello che è il rumore e fare in maniera tale che il nostro modello possa mettere a confronto questa immagine con il vettore preparato dallo script precedente. Quindi quello che fa il modello è effettivamente riconoscere quella persona e dare un punteggio di confidenza. Questo potremmo immaginarlo, per esempio, di farlo con tutte le persone dello staff di MLOps at localhost e quindi fare in modo tale che il nostro modello possa riconoscere anche in una immagine con tutte le persone,
e chi è chi e con un determinato livello di confidenza. Torniamo però a noi e quindi a come dobbiamo gestire tutti questi script, perché alla fine abbiamo uno script per la preparazione dei dati, uno per la preparazione degli embedding, uno per l'addestramento del modello, uno per l'utilizzo del modello, uno per la valutazione del modello. E fondamentalmente nel nostro data scientist quello che va a fare è anche tutta una serie di test e end-to-end normalmente per ciascun tipo di script. E invece dall'altra parte ci sarà un cloud engineer, se siamo fortunati, dei data engineer e degli ML engineer che andranno a gestire invece tutta l'infrastruttura necessaria per servire gli script fatti dal nostro data scientist. Il codice prodotto viene comunque testato dal nostro data scientist e viene gestito quindi allo stesso modo. Come nel sito web, tramite Git, quindi viene deployato un ambiente di test per le unit test, functional test, ma in particolare in questo contesto meno end-to-end. Lo staging potrebbe non esserci proprio per il fatto che una volta che i test end-to-end funzionano in questo contesto. Potrebbe non essere necessario, anche perché non è detto che ci siano delle integrazioni con altri servizi. E se siamo in CI/CD e quindi in continuous development, abbiamo direttamente il deploy in produzione di quello che è la modifica che è stata fatta. Ma noi non abbiamo soltanto il ciclo di vita del codice. Abbiamo detto che abbiamo il ciclo di vita del modello, modello che fondamentalmente una volta che è stato valutato positivamente può essere salvato in un register e quindi gestito insieme al versionamento delle statistiche, delle baseline, quindi dei dati di partenza utilizzati e delle predizioni utilizzate per la sua valutazione. E non solo, anche gli embedding hanno un proprio ciclo di vita. E un esempio è, per esempio, l'integrazione di una nuova persona nello staff di MLOps e at localhost. Quindi in questo caso non andiamo a rifare il modello, ma andiamo soltanto ad aggiungere quel vettore. Negli embedding per identificare la nuova persona dello staff. Infine c'è l'interazione con il modello, in cui vengono salvate le statistiche dei nuovi dati e delle nuove predizioni. Proprio per andare a verificare se, quindi a valutare fondamentalmente il decadimento del modello. Quindi, altro punto importante, oltre al versionamento del modello e delle baseline, abbiamo anche il versionamento degli embedding. Ok, passiamo a quello che è. Un sistema di machine learning che utilizza un modello linguistico di grandi dimensioni. Non dovrebbe sorprenderci il fatto che fondamentalmente abbiamo la stessa identica struttura. Quindi c'è il nostro data scientist che crea il suo codice, i suoi test, e il nostro cloud engineer che gestisce gli ambienti dove verrà utilizzato quel codice. Ma ci sono delle differenze, sono state già viste un po' e cerchiamo di vederle. Normalmente per i modelli linguistici di grandi dimensioni, questi LLM,
E il modeling, quindi il ciclo di vita del modello, viene eseguito principalmente dai vendor, ok? Perché, cioè da chi rilascia il modello che è preaddestrato, e perché? Perché le risorse a livello di computazionale che sono necessarie principalmente per l'addestramento del modello, ma anche per la gestione di tutta una serie di quantità di dati che aumentano nel tempo, fondamentalmente è importante in termini di risorse e in termini di costi. Quindi noi ci limitiamo fondamentalmente, normalmente, a utilizzare il modello preaddestrato. E anche gli embedding normalmente sono più voluminosi, stiamo parlando di molti più dati e che quindi a volte non sono gestiti da un file, ma addirittura da un servizio, come potrebbe essere un database vettoriale. E proprio per il fatto che gli embedding potrebbero essere collane di libri, documentazione interna ad un'azienda, proprio per non fornire troppe informazioni al modello e quindi dargli troppo rumore come contesto, dobbiamo fare un po' come vi ho presentato con il face recognition. Quindi non viene fornito al modello tutto, per esempio, tutta l'immagine a colori, ma viene fornito soltanto la parte del viso. E stessa identica cosa viene fatto con un modello linguistico di grandi dimensioni. Come? Utilizzando delle soluzioni di tipo RAG che prendono in pasto la richiesta, la nuova richiesta. E in base alla richiesta vanno a estrapolare e quindi filtrare gli embedding, quindi questi vettori, in base al contesto della richiesta, in modo tale che ciò che arriva al nostro modello è limitato a ciò che effettivamente gli può servire per rispondere. Altra risorsa coinvolta è il prompt. Il testo è fondamentalmente un testo che contiene il comportamento che deve tenere il modello e quindi ha le istruzioni da eseguire da parte del modello. E anche il prompt ha un suo ciclo di vita. Quindi andiamo a vedere un po' quello che potrebbe essere uno use case. Per esempio, una chat interna a livello aziendale in cui sono state registrati tutti i documenti, sia PDF, HTML, da tutte le fonti che ci sono in azienda, e quindi il nostro script di preparazione del dato ha uniformato un po' questi documenti e gli ha dati in pasto a quelli che sono gli script per la creazione degli embedding e quello per la creazione dei prompt, che potrebbe essere, in questo caso, potremmo avere un prompt per esempio, per ciascun dipartimento, che limita le risposte in base alla necessità di quel dipartimento. Quindi cosa succede? Anche in questo caso la nostra domanda viene elaborata dal nostro script di preparazione del dato e poi la soluzione che sarà stata utilizzata per la parte di estrapolazione del contesto fornirà fondamentalmente fornirà la domanda, il contesto e il prompt a quello che è il nostro modello. E anche qui siamo di fronte a una situazione in cui la valutazione può essere fatta con delle metriche chiaramente differenti,
che ha un po', anzi, discusso ampiamente Marco, e fondamentalmente la cosa importante qual è? È che noi conosciamo la domanda, la risposta a questa domanda, e quindi possiamo mettere anche qui a confronto in modo oggettivo la predizione del nostro modello e la risposta attesa. In base a questo, se non è buona la predizione, andremo a rivedere uno degli script in colore pesca, e se no, se invece c'è una buona predizione, possiamo cominciare a utilizzare la combo prompt embedding e RAG che abbiamo testato. Quindi arriviamo in produzione e abbiamo fondamentalmente la versione 1.0 della nostra chat. Un utente, quindi dipendente, va a fare una richiesta e il giro fondamentalmente è questo. C'è un script, che ne parleremo un po' dopo, perché va a preparare quello che è realmente la domanda che viene fornita al nostra soluzione RAG, che va a estrapolare il contesto dagli embedding e fornisce tutto al nostro modello, che risponderà in chat con la risposta. Potenzialmente ci sono queste qui. Quello che è stato definito human feedback, fondamentalmente può essere sfruttato almeno in due modi. Uno, viene utilizzato spesso per quello, principalmente in realtà, per quello che è il reinforcement learning, per quello che sarà il nuovo modello che sarà addestrato. E dall'altra parte invece può essere sfruttato per migliorare le performance o diminuire quelli che sono i costi. In che modo? Ammettiamo che la risposta che è stata data è una buona risposta, quindi c'è un feedback positivo della risposta fornita. Quindi noi ci salviamo quella coppia question answer, ok? Per che cosa? Per poi prepararci a utilizzare un modello che potrebbe essere benissimo non un modello linguistico di grandi dimensioni, ma qualcosa di molto più ridotto, che utilizza soltanto un database vettoriale come input e magari utilizza soltanto una ricerca semantica della question per arrivare a quello che è la risposta, comprendere se ha la risposta. Se ce l'ha, fondamentalmente risponde già. Se non ce l'ha, invece, viene fatto il flusso che vi ho esposto prima. Questo che cosa ci porta? Ci porta a due punti principali. Uno sono i costi. Il modello che potremmo utilizzare qui potrebbe, per esempio, girare su un'istanza che non ha GPU. Invece un modello di tipo LLM fondamentalmente utilizza un CPU ed è anche sicuramente più grande in termini di dimensioni. E questo è già è un primo punto, quindi i costi. Il secondo punto invece è il tempo di risposta. Chiaramente qui abbiamo question, arriva, modello, risponde, perché siamo già alla risposta. Invece se la domanda viene fornita al nostro script di preparazione del dato, c'è la preparazione, viene poi istanziata la soluzione RAG e poi viene istanziato il modello. Quindi sono tre passaggi, sicuramente ci metterà di più. Quindi torniamo un attimo alle metodiche utilizzate. Abbiamo sicuramente il modeling che viene fatto principalmente da chi rilascia, quindi dal vendor,
da chi rilascia il modello preaddestrato. E normalmente non lo facciamo noi proprio per un costo importante che ha l'addestramento in sé. Quindi rivediamo questa immagine e fondamentalmente noi prepariamo i dati di partenza, gli embedding, i prompt e usiamo il modello versionato dal nostro vendor e fondamentalmente andiamo a valutare la combo migliore. Come cicli di vita abbiamo chiaramente ancora gli embedding e abbiamo anche i prompt che hanno un ciclo di vita tutto a sé stante. Motivi per i quali potremmo cambiare il prompt sono il feedback di dipendenti che dicono che non risponde correttamente il modello, per esempio. Ma non solo, adesso ne vediamo almeno un altro. Nel momento in cui appunto il nostro modello è stato caricato sull'endpoint, quindi è accessibile, abbiamo l'interazione con il modello e quindi andiamo ancora a salvare quelle che sono le statistiche dei nuovi dati e delle nuove predizioni, proprio per andare a valutare sempre il decadimento. Questa volta non è solo del modello, ma anche di quello che è la combo degli embedding e dei prompt che stiamo utilizzando. E siamo di fronte fondamentalmente ad una vera e propria applicazione che può essere hackerata in questo caso, che è ben diversa dal solito sistema di machine learning che gli forniamo dei dati in termini numerici e ci fornisce dei numeri ancora. E quindi è importante processare i nuovi dati e le nuove predizioni anche sulla base di quali sono le istruzioni e quindi i prompt che deve, su cui deve stare il modello in termini di risposte. Questo è per andare a valutare i comportamenti che potrebbero essere malevoli e che potrebbero raggirare il modello e ottenere delle informazioni inconsentite. Chiaro che in una chat interna magari è un po' difficile, ma ammettiamo che ci sia una policy che il dipartimento di operation non può fare richieste di tipo marketing, chiaramente il prompt se si accorge che, cioè scusatemi, il prompt deve fare in modo tale che il modello si limiti alle risposte per il dipartimento di operation. E se ci sono delle attività che potrebbero raggirare il modello, possono essere identificate e potrebbero essere un altro caso in cui potrebbe essere necessario migliorare quello che è il prompt, per esempio, del Dipartimento di Operation. Quindi, tornando sempre a che cos'è che abbiamo versionato come risorse in un sistema di machine learning in cui abbiamo un modello linguistico di grandi dimensioni. Beh, abbiamo anche una soluzione con modelli di tipo RAG e abbiamo anche il prompt. Punto importante sono tutti questi più. Che identificano la necessità di istanze più potenti. Ok? E altro punto importante nel monitoring è sicuramente tutta la parte di hacking che bisogna appunto monitorare. Quindi per concludere, fondamentalmente i punti principali di differenza sono principalmente quando viene fatto l'addestramento di un modello, okay? Perché appunto in un sistema di machine learning classico normalmente viene fatto spesso o al decadimento del modello stesso, invece con i modelli linguistici di grandi dimensioni viene adottato più quello che è il
fondamentalmente l'utilizzo del modello pre-addestrato e quindi l'utilizzo di qualcosa che è stato fornito direttamente dal vendor. E l'altro punto che effettivamente cambia, anzi che è in più, è il prompt, perché tutto il resto in realtà aumenta. Le risorse computazionali aumentano, sicuramente abbiamo sempre GPU, i modelli sono molto più grandi, si parte dai 5-6 giga in su per quanto riguarda i modelli linguistici di grandi dimensioni, e l'altra parte che ho segnato, ma in realtà le metriche di valutazione sono sempre diverse, dipende dal tipo di obiettivo che ha la nostra soluzione. E per quanto riguarda il monitoring, c'è sicuramente una parte in più che è la parte di hacking. Ok, io ho finito. Vi ringrazio tutti per l'ascolto. Grazie a te Alessandra per l'intervento. È stata una bella panoramica che, diciamo, al contrario degli altri interventi, si è calata più effettivamente nel pratico, perché hai spiegato anche un pochino come funziona proprio il mondo del prompting, come ottimizzare anche quest'ultimo con il contesto e via dicendo. È stato un bell'intervento hands-on, diciamo. Grazie. Allora, io una domanda per te ce l'avrei. In realtà, se non ricordo male, tu hai una laurea in biologia, indirizzo fisiopatologico, con Sì, una tesi cosa bio. che è perfetta, è giusta, giusta con questo. Una cosa facilissima, poi, uno di quegli indirizzi super facili, hai pure un dottorato in biotecnologie. E quindi, siccome in questo momento si stanno adottando tanto, si sta pensando anche a come adottare gli LLM in questo contesto, mi chiedevo, secondo te, come poter sfruttare, se ti sei fatta magari un'idea, gli LLM in un contesto come quello delle biotecnologie? In che modo potrebbero portare, diciamo, del valore? Allora, sicuramente quello che è possono essere suggerimenti, sicuramente Ok. stiamo parlando di suggerimenti, poi la Sì. moderazione deve essere per forza umana, Chiaro. e può essere a tutti i livelli. Perché? Perché in realtà fondamentalmente ci sono tecniche biotecnologiche che vanno a creare una quantità enorme di dati Certo. e che fondamentalmente possono essere interpretabili in modo differente. E oggettivamente utilizzare una LLM fondamentalmente quello che può essere è trovare qualcosa che le metriche, chiamiamole statiche, okay, vengono utilizzate adesso come modo oggettivo per definire sì, c'è correlazione, no, non c'è correlazione. Okay. Ok. In termini proprio di quantità, no? Di feature, quindi di attributi che hanno qualche tipo di correlazione, per esempio. Ok, sì, Quindi. diciamo, mi torna perché effettivamente le biotecnologie come altri settori sono quei settori dove non possiamo dire che sistemi di ragione sostituiranno mai l'intervento umano, ma come dici tu, una moderazione serve sempre per cercare anche di arginare I eventuali falsi positivi. allucinazioni. Esatto, assolutamente, quindi no, è sicuramente molto interessante. E niente, io a questo punto intanto ti ringrazio per il tuo intervento e per averci dedicato del tempo in questo evento, quindi grazie ancora per averci portato nel magico mondo dell'MLOps e LLMOps. Ok, grazie a voi e alla prossima. Ciao Alessandra! Ciao.
Mm.